potrei astenermi perché potete comprendere quanto è facile, più facile lavorare in amministrazione pubblica con dirigenti e funzionari come quelli che avete ascoltato e come quelli che avete sperimentato sulla vostra pelle, sulla vostra attività. E allora approfitto, diciamo, per scusarmi, perché io sconvolto come al solito i programmi, perché ero teso nel pomeriggio, ma non potrò trattenermi. Mi scuso per i ritardi ai consigli di amministrazione, ma mi avete comunque aspettato. E voglio sottolineare che allora è opportuno, un evento importante come questo, che celebra una fase ulteriore, l'avvio di una fase ulteriore della Fondazione, che anch'essa, caro Presidente, oltre alla Regione, credo si sia profondamente trasformata ed evoluta in questi 5 anni, innalzando significativamente l'asticella della sfida dell'impresa culturale creativa, che era la grande sfida della programmazione europea 14-20, che sarà ancora di più la sfida della prossima programmazione 21-27. Allora, questi passaggi di fase vanno celebrati, e allora vi ho portato un regalo, perché se parliamo appunto di community, sì, se parliamo di quella che legge, vi ho portato un libro, e non un qualsiasi, perché vi ho portato il piano strategico regionale della cultura, il PIR Cultura in Puglia, nella sua versione completa e nella sua versione sintetica, quella che la Giunta ha approvato nel cuore del documento strategico e le 35 azioni prioritarie, un punto di partenza che si arricchirà ancora una volta attraverso la partecipazione e, perché no, attraverso l'animazione che si svolgerà all'interno delle community per allargare il campo di azione che la Regione, come dire, ha segnato in termini di priorità, attraverso anche lì un'azione partecipata importante con le istituzioni pubbliche, private, le associazioni, gli operatori, il Ministero dei Beni Culturali, ma che rimane aperto ad integrazioni da parte di coloro che in queste materie operano, ma senza però disperdere gli obiettivi strategici. Questo è stato il dato fondamentale di questa esperienza straordinaria di 5 anni che vanno verso la conclusione. Come ho detto nell'ultimo consiglio di amministrazione, quando ci si avvia la conclusione si deve cominciare a fare dei bilanci. Ovviamente non tutti i bilanci sono straordinariamente importanti come quello che oggi stiamo celebrando, perché è vero, ragione Silvia, questo quando poi io dico che noi dobbiamo essere sul territorio, vengo rimproverato alle volte, lo dico perché da eventi di questo genere, funzionari, dirigenti che si occupano di carte, di burocrazia, di bandi, trova quella carica e quell'energia che gli dà il senso di che cosa significa poi l'azione che si mette in campo, che, ripeto, se limitata all'aspetto burocratico formale, non dà la forza e dell'impatto che questo produce anche sulla trasformazione dei soggetti protagonisti del sistema culturale pugliese. E ripeto, questo secondo me è un dato fondamentale per la Fondazione di Vanni, per il futuro della Fondazione di Vanni, per la sua capacità di andare oltre. E qui sta tutta la strategia, una strategia decennale, 17-26, una strategia che va oltre la stessa durata dell'amministrazione emiliana, perché quello che la Puglia è diventata oggi, quello che si è realizzato fino ad oggi, è il risultato di un processo lungo che va avanti da anni e che ha imposto che noi innanzitutto analizzassimo quello che era stato fatto, senza mai accantonarlo, senza mai distruggere, ma costruendo sugli elementi di positività che erano stati realizzati, analizzando delle criticità, risolvendole possibilmente e proiettandole verso il futuro. Lo stesso lavoro che ci accingiamo a fare adesso, nei prossimi giorni, rispetto alla nuova programmazione 21-27. Programmazione lunga, di medio e lungo periodo. La cultura, il turismo non si possono programmare nell'arco dell'anno di bilancio e neanche del triennio di bilancio. Bisogna avere uno sguardo più lungo. Ed è questo l'elemento di base del PIR Cultura. E lo sapete perché ne abbiamo discusso tante volte in consiglio di amministrazione, ma lo voglio ribadire oggi, perché quando ci sono progetti che si concretizzano e sono la materializzazione di quello che sta scritto in un piano
che diventa vivente, perché l'abbiamo chiamato vivente, grazie a quelle azioni work in progress che erano state messe in campo nel mentre scrivevamo il piano, perché questo piano l'abbiamo fatto al contrario. Anziché prima programmare, fare i progetti, appostare risorse, i bandi, eccetera, abbiamo innanzitutto messo alla base una ispirazione. Qual era l'idea di sviluppo culturale di questa regione che avevamo in mente? Questa sta nel titolo del piano, dei due piani per la verità, quello del turismo, Puglia 365, e questo della cultura, Puglia, PIL Cultura in Puglia. Strettamente connessi, tra loro pur distinti, perché naturalmente il turismo ha una caratteristica commerciale definita, già elemento strutturale dello sviluppo economico, la declinazione della cultura in quanto strumento di sviluppo economico del territorio è più complessa, come diceva Marco Panare. Anche io mi associo al ringraziamento a Marco, perché avreste potuto essere tranquillamente al mio posto con quello di Silvia Pellegrini, perché stavi rappresentando in maniera fedele la strategia politico-amministrativa di Regione Puglia sul tema delle community e non solo, direi. Quindi la cultura come strumento di sviluppo economico e territoriale, ma naturalmente è una logica che non è veramente economico-finanziaria. Noi abbiamo assunto il principio, l'applicazione del principio dell'economia circolare al patrimonio culturale, materiale e immateriale. Quella economia circolare che usualmente noi siamo abituati a vedere applicata all'ambiente e ai rifiuti, in sostituzione di un'economia lineare in cui produciamo, consumiamo e poi dobbiamo in qualche modo recuperare questi rifiuti, a un'economia invece del riciclo, che è applicata al patrimonio, l'economia del riuso, della capacità di riqualificare, di non immettere un metro cubo in più, ma di recuperare lo straordinario patrimonio culturale dismesso, inutilizzato, di cui siamo indegnamente eredi. Quindi un principio di sviluppo economico-territoriale fondato su quegli indicatori di benessere economico e sociale, primi tra i quali, nella prospettiva politica regionale, la cultura e il turismo. E qui il gioco di parole, PIL Cultura in Puglia, la cultura che fa PIL, esattamente al contrario di quel principio per il quale di cultura non si mangia, che era un vecchio adagio di un ministro che era molto creativo proprio dal punto di vista della finanza pubblica. Ma quel PIL Cultura, come sapete, è anche un acronimo dentro il quale ci stanno tutti gli elementi della strategia Smart Team e del progetto che oggi stiamo presentando e avviando. La P di prodotto, la costruzione del prodotto culturale, perché anche la cultura va confezionata in termini di prodotto, cioè a dire va fatto in funzione delle regole del mercato, di quel rapporto tra domanda e offerta che ci deve consentire di valutare ciò che si autosostiene, ciò che non si autosostiene e quindi dove è più opportuno concentrare l'investimento pubblico, diceva appunto Giuseppe prima. Ma il prodotto culturale è un prodotto tutto affatto particolare, fondato, come tutti avete detto, seconda lettera dell'acronimo, sulla identità. E sulla identità, qui la parentesi me la dovete consentire, non posso non farlo, mi rendo conto di essere ripetitivo, ma lo sarò fino all'ennesima potenza, se è vero come è vero che anche Azione del Libro hanno deciso di lanciare con noi, con Regione Puglia, questo premio Leo Grande, per consolidare il principio che, come lui ha fatto quei reportage letterari, quelle inchieste giornalistiche autofinanziate, ecco, noi invece si metta in campo la possibilità, nel perpetuare la sua memoria, di mettere a disposizione premi e risorse finanziarie a quei giornalisti, a quegli intellettuali, a quegli scrittori che vogliono fare reportage letterari e che non debbano autofinanziarsi. Questo è il senso del premio che nasce dall'accordo stipulato soltanto qualche giorno fa tra il Circolo dei Lettori di Torino e Regione Puglia. L'identità, il capitolo sulla identità declinato proprio da Alessandro. Cito soltanto alcune parole del suo contributo che trovate in questo testo e che invito davvero a leggere, perché è un po' la summa dell'opera letteraria di Alessandro. Alessandro scrive che l'identità non è fatta solo di radici, ma anche di ali, non solo di passato, ma anche di futuro, non solo di memoria, ma anche di progetto. Ripensare la propria identità non vuol dire solo voltarsi indietro, verso il già fatto, il già dato, il già esperito, ma soprattutto fissare lo sguardo avanti.
Ogni identità che si nutre di steccati e paradigmi esclusivisti ha vita breve. Le identità non possono recintarsi dietro una sequela di muri, distinguo, presunte purezze etnico-culturali. Al contrario, l'identità pugliese è un'identità stratificata, meticcia, che io l'aggettivo che trovo più straordinariamente efficace a definire la nostra identità, aperta, plurale, accogliente, capace di afferrare il meglio di sé quando si è confrontata con le altre sponde del Mediterraneo, quando ha fatto tesoro delle proprie diversità, del proprio policentrismo regionale. La Puglia è l'unione inclusiva delle Puglie. Le community sono l'unione inclusiva delle comunità pugliesi. Questa è l'idea di identità, un'ispirazione culturale e politica, se mi permettete, profondissima, che ispira di sé tutta l'azione amministrativa, tutta la programmazione, tutta la progettualità, e che io ritrovo puntuale dentro un progetto come questo. Ma come Alessandro ricorda, l'identità non è solo memoria del passato, terza lettera dell'acronimo, impone la relazione con la innovazione, con il futuro. E l'innovazione, consentitemi, non è semplicemente l'innovazione tecnologica e di prodotto, che pure troveremo applicata in maniera diffusa nei nostri progetti, nelle nostre community, in tutte le iniziative. La digitalizzazione è un tema fortissimo, non è solo questo il tema. Il tema più rilevante è l'innovazione sociale, che avete tutti sottolineato e definito, perché questa operazione è una grande operazione socioculturale, di coesione, di inclusione, esattamente nei termini in cui la riportava Silvia, ma soprattutto impone la necessità di un'innovazione di processi formativi, intellettuali, e anche qui non stiamo dicendo nulla di nuovo rispetto alla Fondazione di Bagno. La community Granelli del Sapere non è, come dire, un fungo spuntato estemporaneamente dal nulla, è il risultato di un processo che è nato dalla scuola di buona politica, che citava, che Marco citava, che è nato da Lettore in Fabula e poi Lettore in Tavola, che è nato innanzitutto da Di Bagno, la radice profonda, storica, politica che ha animato tutto questo processo. Una idea di socialismo, anch'io mi sono commosso, Presidente, non certamente al tuo livello, nell'ascoltare, tra con un audio fantastico, quell'intervento di Nenni, che forse molti altri dovrebbero riascoltare con i tempi che corrono. Questo è il senso dell'innovazione di processo. Poi questa innovazione di processo va portata fino alle estreme conseguenze, e anche qui se ne parlava, di come si gestisce un patrimonio culturale materiale e immateriale, e di come tra questi patrimoni culturali materiali e immateriali vadano create relazioni. E qui si apre la grande partita, quarta lettera dell'acronimo, dell'industria culturale creativa. Io non conosco altra formula attraverso la quale si generi lavoro e buona occupazione, ultima lettera dell'acronimo, se non l'impresa. E se davvero vogliamo immaginare che la cultura rappresenti un driver di sviluppo economico e territoriale, questa cultura deve generare lavoro e buona occupazione attraverso la costruzione di impresa. Naturalmente, anche qui stiamo immaginando modelli diversi. Suggerisco, nel piano strategico, un capitolo che non so quanto sia noto, ma che abbiamo scoperto in un approfondimento lungo, complesso. Questo piano viene approvato il 19 di marzo di quest'anno ed è stato lanciato nel dicembre del 2016. Un lavoro complesso, molto complesso, assai più difficile del piano strategico del turismo, molto più complesso. Ecco, in questo, quando parliamo di imprese, in questo piano, non ci limitiamo ad analizzare la tradizionale divisione tra l'impresa profit e l'impresa no profit, peraltro sulla quale si apre tutto lo straordinario scenario del terzo settore, della nuova normativa in materia di terzo settore, che invito davvero la Fondazione ad approfondire come vera frontiera sulla quale sviluppare l'idea del futuro di industria culturale, di impresa culturale. Abbiamo approfondito, grazie a un convegno importante promosso all'Università di Bari da una grande accademica dell'Università di Bari, la professoressa Caterino, una terza via, che è l'impresa benefit, cioè dire un'impresa profit, interamente profit, che però impone a se stessa, nel proprio statuto, non semplicemente
in ragione di un amministratore delegato indignato che intende fare, impone nel proprio statuto che una parte dei propri utili siano destinati ad attività di benessere comune, di bene comune, sul piano sociale e sul piano culturale. Un modello estremamente interessante che nasce negli Stati Uniti, che in Europa non è disciplinato se non in Italia nel 2016, che in Italia non ha conosciuto attuazione perché non prevede benefici fiscali che consentano di lanciarla, che però la stessa Catena ci ha suggerito di sfruttare attraverso un sistema di premialità nell'ambito dei bandi, che stiamo introducendo nel bando di prossima uscita, che va strettamente letto in combinato disposto con quelli già usciti, compreso Community, che è il bando che abbiamo chiamato romanticamente, cosa che non è usuale sui bandi, dei titoli che vedete, la Smart in Puglia, quest'ultimo si chiamerà Radici A, un altro omaggio ad Alessandro Leogrande, e un sistema strutturato di aiuti alle imprese della cultura e della creatività sempre finalizzato alla realizzazione, alla costituzione, alla strutturazione, alla messa in rete di grandi attrattori naturali e culturali. Anche spingendo in termini di premialità sul ricorso a questo strumento dell'impresa benefit, accanto ai tradizionali strumenti cooperativistici e di impresa più tradizionale. Ecco, questo è il senso dell'operazione. Tutti questi pezzi, attraverso il piano strategico, trovano un senso più complessivo. E qui mi permetterete un'altra riflessione. Scusandomi se rischio di sconfinare oltre, diciamo, il mio ruolo amministrativo. Noi ci accingiamo tra 2 giorni a votare per l'Europa, per il rinnovo del Parlamento europeo, tema che è molto a cuore questa fondazione. Beh, io penso che nell'ambito di un dibattito culturale, giornalistico, politico, che ha totalmente cancellato i temi dell'Europa, io non riesco a trovare un luogo, un momento, un contesto nel quale si discuta di questi temi e non dei soliti autoreferenziali ragionamenti della piccola Italia su se stessa. Io penso che attraverso questi momenti noi stiamo discutendo e mettendo in campo l'idea di Europa. L'abbiamo fatto soltanto qualche giorno fa in Treccani, e mi piace citarlo perché fa il verso con Lettore in Fabula, dove abbiamo stipulato un altro accordo con Massimo Brain per lanciare il progetto della fiaba, le strade della fiaba quale cifra della identità europea. Altri giorni fa siamo stati a Milano al Piccolo con la Fondazione Paolo Grassi, di Martina, altro cugino del sistema integrato delle arti e della cultura che abbiamo messo in campo e di cui la Fondazione di Bagno è altro protagonista essenziale, a Milano, a presentare il Festival della Valle d'Itria 2019, tutto incentrato sul tema Napoli e l'Europa, albori e bagliori, a lanciare il messaggio che la grande cultura, ma anche la grande politica d'Europa nel 700 e nell'800, passa attraverso una grande capitale del Mezzogiorno, Napoli. Tutto si tiene, tutto è connesso. A Venezia, in Biennale, dove anche qui la Fondazione di Bagno eserciterà le proprie competenze nell'ambito di Casa Puglia, dove la Fondazione Pascali, altro cugino del sistema integrato delle arti e culture, è stato selezionato dalla Biennale tra gli eventi collaterali su una mostra straordinaria che consiglio a tutti di vedere, anzi potremmo organizzare una gita organizzata, diciamo, anche per continuare a sviluppare questi momenti di comunità, dedicata a Pino Pascali, From Image to Shape, dall'immagine alla forma, dal progetto all'azione. E questo è il refrain costante che caratterizza le nostre azioni. Tutto questo, stando sul ragionamento europeo, grazie esclusivamente ad una mole, ad un flusso di fondi strutturali europei senza i quali noi oggi non staremmo a discutere di tutto ciò di cui stiamo discutendo. Un flusso di fondi europei che per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno, e sottolineo il tema Mezzogiorno perché l'altro elemento caratterizzante di questo piano sono i 5 M, Mezzogiorno, Mondo, Mediterraneo, Mare e Madre, arrivare, come dire, ad elementi ancestrali e psicanalitici quasi, che stanno al fondo dell'ispirazione culturale
di questo territorio, identitaria di questo territorio. Senza questo flusso enorme di fondi strutturali europei, ha parlato sì di 700 milioni di euro in 20 anni, soltanto sulla regione Puglia, enormemente superiori a quanto l'Italia versa al bilancio europeo. Ora, tutto questo è un elemento sul quale è doverosa una riflessione, perché questa è la condizione attraverso la quale oggi la Puglia è ciò che viene riconosciuta, non da noi stessi, saremmo, come dire, assai presuntuosi se ce lo dicessimo, è quella che viene riconosciuta in tutto il mondo, e non sto esagerando, dalla Cina, con la quale apriremo un volo diretto a luglio, Bari-Shanghai, agli Stati Uniti, su cui è in corso un'attività di promo commercializzazione fortissima, alla Russia, e qui permettetemi una citazione quasi ridicola nella sua banalità, quando appunto parliamo di cultura come driver di sviluppo economico e territoriale. Quando questa regione, Aeroporti di Puglia, che è una società a tutti gli effetti, che sta anche ragionando se quotarsi in borsa, quando si apre un volo diretto tra Bari e Mosca, cosa tutti avremmo potuto immaginare fosse inevitabile, esattamente dopo che una minuscola reliquia di San Nicola, il santo più internazionale, globale, forse secondo solo Gesù Cristo, in giro per il mondo, quella minuscola reliquia di San Nicola va in traslazione a Mosca, San Pietroburgo. Un elemento profondamente identitario della cultura mediterranea che determina immediatamente conseguenze commerciali. Absit in Iulia Verbis. Mi perdono se mi conosco. E chiudo su questo. Quel proverbio arabo mediterraneo che Alessandro il Grande imposta come punto di snodo del sistema culturale pugliese, meridionale, mediterraneo. Quel proverbio che dice: beato quel padre che è in grado di dare ai propri figli radici e ali. Io penso davvero che il progetto Granai del Sapere, nella sua stessa definizione e, come dire, consustanziale al proverbio arabo mediterraneo che ho citato, rappresenti esattamente questo, dalle radici profonde di un'idea di comunità che questa fondazione ha approfondito, ha sviluppato, ha sviscerato e ha messo a disposizione ad un futuro che io sono convinto riuscirete a intercettare con le ali dell'innovazione, della conoscenza, e mi è piaciuto molto, dell'intelligenza. Bocca al buon.